incominciamo a studiare il repertorio con l'attacco indiano, partendo da cavallo F3 come prima mossa. Lo possiamo dividere, diciamo, con una grossa semplificazione, in due grandi linee, in due grandi aree, a seconda se il nero gioca D5 oppure se non lo gioca. In questo video vedremo il nero gioca D5. Ovviamente lo può giocare prima, dopo, l'importante è il setup, la configurazione dei pezzi del nero, quale schema di medio gioco utilizza. Ora, D5, in termini assoluti, è una mossa logica, molto logica, perché il principale difetto di cavallo F3 è che ora il bianco non potrà più spingere il pedone F in F3, e quindi, in parole povere, il bianco ha, diciamo così, indebolito la casa E4. Il bianco non la potrà più controllare efficacemente col massimo delle sue forze. Ed ecco perché D5, che controlla la casa E4, è una mossa molto logica e molto ragionevole. Bene, il nero ovviamente ha vari setup, varie configurazioni. Iniziamo con il primo, G3. Qual è il primo che vedremo? Ovviamente quello su cui ci siamo lasciati nel video introduttivo, e cioè il nero gioca, eccolo qui, gioca l'est indiana. Praticamente gioca l'equivalente del bianco, no? Perché il bianco contro l'est indiana gioca C4, D4 ed E4. Ora, abbiamo già visto in quel video che ora spingere E4 non conviene, perché il bianco non ottiene nessun vantaggio. Quindi, cosa giochiamo? Giochiamo C4. Questa è una prima regola che bisogna ricordarsi. Quando il nero spinge tutti e tre i pedoni, C5, D5 e 5, giochiamo C4. In tutte le altre varianti giocheremo sempre E4. Quindi questa, diciamo, è un'eccezione, ma la vedremo per prima, appunto perché ho detto ci eravamo lasciati così, e quindi... Qual è l'idea del bianco? Ora, il nero può fare due cose, o aprire il centro o chiuderlo. D4, chiudere il centro, è tipico, d'altra parte, no, dell'est indiana. Noi proseguiamo con E3, fiere 7, prosegue lo sviluppo, cambia. Ecco, questa è una tipica formazione della Benoni moderna, ovviamente a colori invertiti. Nella Benoni moderna di solito il nero che gioca G6 e file G7. Bene, questo è un bel esempio per dimostrare come avere il tempo in più qui conviene. E infatti il bianco lo utilizza giocando B4, che è l'equivalente di B5 col nero. Vabbè, ma è inutile che ogni volta sto a dire l'equivalente di... Avete capito, insomma, il succo del discorso. Stiamo giocando un'apertura differente, incontro con un tempo, diciamo, in più, in extra. Come può giocare il nero adesso? Ovviamente l'idea è chiara, è quella di spingere il B5, guadagnando subito spazio. Se mangia di cavallo, cavallo per E5, guadagnando il pedone centrale, ovviamente il nero sta male, questo non conviene, insomma. Quindi è chiaro che l'unica possibilità è mangiare con l'alfiere. Ugualmente il bianco mangia cavallo per E5, cavallo per E5, scacco, ecco il nocciolo della questione, abbiamo un doppio attacco, deve proteggere in qualche maniera, insomma, alfile D7, donna per B4, alfile D7 perché non di cavallo, perché così il cavallo può mangiare il pedone in D3, facendo a sua volta lui un doppio. Ma in realtà il bianco c'ha sia donna per B7, la semplice donna per B7 che è sicuramente buona, ma meglio ancora donna A3. Adesso il nero ha difficoltà a arroccare, attenzione che c'è il cavallo in presa, quindi deve fare qualcosa per il cavallo. Il bianco ha, appunto, ha minacce varie, tipo torre 1 scacco per sfruttare la posizione in difesa del re. Alfiere per B7 è sempre, diciamo, in presa, insomma, donna 3 è una bella mossa, ma ripeto, se poi uno vuole giocare donna per B7 e recuperare subito il pedone, non c'è niente di male. Vediamo cosa succede invece se il nero, invece di chiudere, il centro lo apre, quindi cambia D per C4, abbiamo lo stesso donna 4,
la minaccia è sempre cavallo per E5, come può difendersi il nero? O con la semplice alfile di 7, donna per C4, e questa è una posizione favorevole per il bianco, perché l'alfile caposcudo è cattivo. E quindi è una buona posizione. Oppure può giocare anche alfile di 6 per difendere il pedone, ma lo stesso, donna per C4 al rocco. Ora anche per esempio alfile G5, seguita da cavallo D2, vedete la differenza di attività dei pezzi. L'alfile caposcuro del nero è cattivo, tutti i pezzi del bianco invece sono attivi. Già il fatto di avere una posizione confortevole, questo di per sé, diciamo, siamo soddisfatti. Ecco, questo non è un repertorio per uno che vuole dare il matto del barbiere in poche mosse. Chiaramente si tratta sempre di raggiungere un certo vantaggio posizionale, quindi di lottare per un vantaggio in apertura, e avendo diciamo un medio gioco familiare. Questa è la filosofia di fondo, così come il repertorio anche con l'inglese, che diciamo pubblicato in precedenza, il significato è estremamente simile. Bene, vediamo il secondo setup, e cioè il setup slavo, cioè dopo D5 C6. Ecco qui, il nero gioca C6 D5, non ha importanza l'ordine delle mosse, il succo del discorso è lo stesso. Qual è l'idea del nero? Beh, chiaro, vuole bloccare l'alfile del bianco, e nello stesso tempo vuole sviluppare l'alfile o in F5 o in G4, e li vedremo tutte e due. Quindi diciamo tirare fuori l'alfile fuori dalla catena pedonale, quindi vuole giocare E6 senza rimanere con l'alfile cattivo chiuso dietro. Vediamo dopo alfile C5, alfile F5, cosa possiamo continuare a giocare. Qui abbiamo due scelte. Una prima scelta è quella di giocare C4. Rientriamo praticamente nell'inglese, o meglio, per meglio dire, questa è Reti. Questa è una buona scelta, per esempio C4 E6, C per D5, E per D5, C3, alfile 7, D3, arrocco. Qui il bianco può proseguire in due maniere, o cavallo D4, che è molto interessante, cavallo D4, alfile G6 e poi E4, e qui abbiamo una partita veramente complicata. Oppure anche può anche giocare la semplice torre 1, sempre con l'idea di fare E4, per esempio alfile F4 ed E4, non so, per esempio un'idea del genere. Altra alternativa, se non volete giocare, dice no vabbè, ma io non voglio entrare nell'inglese, nella rete, e va bene, non c'è problema, si può continuare in maniera ecco, con D3 abbiamo ovviamente E6, quindi il nero ha messo l'alfiere al di fuori della catena pedonale, B3, alfiere B2, cavallo BD2, C4, questo è un modo alternativo posizionale di giocare, torre C1 con l'idea quindi donna C2 e poi la spinta in E4. Questo è un modo, diciamo, più tranquillo di sviluppare i pezzi. A me piace di più C4, anche perché c'è una notevole assonanza con l'inglese, con cui diciamo si può integrare tranquillamente questo repertorio. Ma comunque, ovviamente, torniamo indietro nel nostro setup slavo, vediamo cosa succede se il nero gioca alfile G4, G3, cavallo BD7. Il nero probabilmente vuole giocare lo stesso E6, cavallo BD2, ma anche E5 a questo punto, tanto vale, eppure meglio. E4, vi ho già detto che giochiamo C4 solo quando tutti e tre i pedoni del nero sono spinti sulla quinta traversa. Se anche uno solo è in terza, allora giochiamo sempre E4. Alfile D6, torre 1. Torre 1 è una mossa standard. Dopo aver giocato cavallo BD2, cioè le mosse
ecco, in questo punto diciamo le mosse normali dell'attacco indiano, cavallo BD2, cavallo F3, il fianchetto E4, torre 1 è una mossa che 9 volte su 10 va bene. Arrocco. Beh, il nero ha un setup interessante sicuramente, tutti i suoi pezzi sono stati sviluppati tranquillamente. Vediamo un po' cosa possiamo giocare. Donne 2. La prima idea è cavallo F1, cavallo E3. L'idea fondamentale dell'attacco indiano è quello di attaccare sul lato di re. Quindi, per attaccare sul lato di re abbiamo bisogno di accumulare pezzi sul lato di re. Abbiamo bisogno cioè di creare una superiorità locale di forze sul lato di re. Quindi dobbiamo portare i pezzi sul lato di re, il cavallo, ovviamente, il cavallo F1. Qui per esempio minacciamo, non so, idee tipo H3, G4, cavallo G3, cavallo F5 e così via. Oppure anche dopo H3 G4 possiamo fare continuare con G5, H5 e roba del genere. Il nero potrebbe cosa cambiare? Per esempio D per E4 e cavallo G5. Attacca il nostro pedone. Cavallo E3, minacciamo l'alfiere, lo cambia ovviamente perché a questo punto se vuole guadagnare il pedone, cavallo F5, questa è una tipica posizione nettamente superiore per il bianco. Vabbè, adesso deve salvare ovviamente il cavallo, qui il bianco ha varie scelte, può ovviamente recuperare il pedone immediatamente, e sta già meglio, per via della coppia di alfieri. Meglio ancora, insomma, diciamo, dipende dai gusti, alfieri G5. Il bianco vuole sviluppare, attivare tutti i suoi pezzi. Notate i pezzi, quanti pezzi stanno sul lato di re. Sta accumulando pezzi contro il re nero. Comunque, ripeto, anche recuperare il pedone, ovviamente, è possibilissimo. Quindi anche contro alfiere G4, quindi abbiamo visto i due setup, alfiere F5 e alfiere G4 della slava, con alcune idee, come si suol dire, con alcune suggestioni, con alcuni suggerimenti. Secondo me queste video lezioni, il repertorio ha un senso come consigli, come suggerimenti. Poi è chiaro che degli approfondimenti su determinati setup io ve li consiglio vivamente, insomma, ecco. Però almeno uno ha le idee su che cosa vuole fare l'avversario. Allora, adesso passiamo al terzo setup, E6-D5. Questo è molto frequente, perché può provenire sia dalla francese, sia dalla siciliana, con lo stesso schema. E quindi abbiamo, diciamo, cavallo BD2, C5, ecco, questo è, quindi... Sia se il nero inizia, per esempio, quando il bianco inizia l'attacco indiano giocando E4, C5 siciliana, oppure E4, E6, e quindi rientriamo in questi schemi. Ecco perché sui libri sta setup siciliano, siciliana, francese, ma in realtà il concetto è quello di D5, E6. Vediamo un po', E4, cavallo C6, ecco, questa posizione è comunissima, è una posizione critica, molto comune. Come proseguiamo? E5. Attenzione alla spinta E5. Qui c'è la seconda regola importantissima di queste posizioni. E5. La potete fare solo se il nero ha già arroccato. Poi dopo, approfondiremo questo discorso tra pochissimo. Lo approfondiremo. Perché è un concetto molto importante. Cavallo D7, torre 1, difende, rinforza il pedone E5, donna C7, tre pezzi neri sono sul pedone E5. Dopo vedremo delle partite commentate proprio su questo setup, quindi lo approfondiremo parecchio. Donna E2 rinforza ulteriormente il pedone. B5, vi prego di osservare che il pedone E5 taglia in due la scacchiera, il lato di re e il lato di donna. Sul lato di re
è il bianco che ha intenzione di attaccare. Quindi è normale che il nero voglia attaccare sul lato di donna. D'altra parte, se tenta manovre tipo F6, ad esempio, per togliere quel maledetto pedone, dopo è per F, cavallo per F6, c'è il pedone debole. Quel pedone debole arretrato su colonna aperta. Per esempio, vediamo come sfruttarlo. Cavallo F1, alfile D6, il nero vuole giustamente spingere E5. H4. H4 è una mossa tipica, standard, dell'attacco indiano. Serve sia per portare il cavallo F1 in H2 e poi in G4, sia per giocare alfile H3 per premere sul pedone 6, sia per giocare cavallo G5 che attacca il pedone H7, anche per giocare alfile G5. Insomma, H4 è una mossa proprio di quelle che si ripetono costantemente. Come può giocare il nero? E5, cerca di liberarsi di quella debolezza, però indebolisce D5, quindi il bianco subito lo mette sotto pressione. Adesso per esempio già minaccia cavallo E3 attaccando D5, e quindi questa è un'idea abbastanza comune col bianco. Il bianco a volte per esempio gioca anche C4 per attaccare il pedone D5, e il nero, quindi in parole povere, ha delle difficoltà, ecco, se spinge F6 con queste spinte per cercare di liberarsi. Ecco perché frequentemente gioca B5. Proseguiamo con H4, la nostra standard, alfile B7, alfile F4. Ecco, l'alfile mette ai raggi X la regina nera sulla stessa diagonale. B4, cavallo 1 H2. Ecco. Ecco perché H4 libera la casa H2 per fare questa manovra standard, è un'idea tipica di Fischer. A4. Qui a Fischer piaceva molto la spinta in A3 per bloccare l'avanzata del nero, ma io vi voglio fare vedere semplicemente cavallo G5, perché questa è un'idea standard. Questa mossa, che minaccia ovviamente donna H5, tende a far indebolire la posizione del nero. Se per esempio spinge H6, proprio questo pedone nero diventa un target, un obiettivo. Semplicemente torna indietro e poi può fare cavallo G4, poi ho il sacrificio con l'alfile in H6, ho il sacrificio del cavallo, oppure G4, G5, insomma ha varie maniere per attaccare lì. Se viceversa dopo cavallo G5 il nero lo cattura, allora mangia di pedone, e la colonna H aperta è molto utile, perché, non so, manovre tipo alfile F3, RG2, torre H1, oppure cavallo G4, cavallo F6 scacco, un tipico sacrificio di cavallo, insomma l'obiettivo del bianco è di andare a dare matto in H7 oppure in H8, insomma sfruttare la colonna H. Bene, quindi abbiamo visto anche questa idea di cavallo G5. Torniamo indietro, quindi, dalla nostra posizione, ecco, C5. C5, cavallo BD2, cavallo C6, E4. Il nero, però, potrebbe anche fare il furbo. Cioè, i problemi, questo tipico attacco che abbiamo visto adesso, e che, ripeto, rivedremo approfonditamente in varie partite commentate, ecco perché, ci sto passando un po' sopra, perché dopo ne vedremo almeno 4-5 partite su questo attacco, su questo schema, il nero può anche evitare di arroccare. Ad esempio, donna C7. Quindi ritarda l'arrocco, controlla la casa C5, torre 1, ovviamente, e l'idea insomma è sempre la stessa, B6, il nero vuole giocare la semplice alfile B7. Bene, come ci dobbiamo comportare? La regola, ripeto, è quella fondamentale, spingete in E5 solo se il re ha arroccato,
Ora, è meglio spiegare questo concetto con un esempio pratico. E cioè, vediamo che diavolo succede se io spingo in E5. E5. Notate, ho spinto in E5, ma il re non ha arroccato. L'esempio precedente avevo fatto vedere il re già arroccato. Ecco qui, tre pezzi puntati sul pedone E5. Donna E2, lo proteggo. Ma qui c'è il problema. Alfiere B7, cavallo F1, sembra tutto normale? No. G5. E questa è la differenza. Il nero non ha ancora arroccato. Adesso G5 minaccia G4 e il pedone E5 nostro cade. Anche se lo catturo, mangio, poi dopo il nero arrocca lungo e siamo fregati. Qui in questa posizione il nero sta benissimo. Quindi, riassumendo, non bisogna spingere in E5 se il re non è arroccato. Bene, e allora che facciamo? Questo è il punto. Cosa facciamo se il re non è ancora arroccato? Benissimo, l'idea che vi propongo è questa. È per D5. Mangiamo in D5. Che cosa succede? Due cose. Il nero o cattura col pedone o cattura col cavallo. Incominciamo a vedere la cattura col pedone, perché è più semplice. Dopo è per D5, giochiamo subito D4. Qual è l'idea? Che se adesso è per D5, D4, arrocco, cavallo B3, vediamo prima cavallo per D5, cavallo per D5 forse è più chiaro. Dopo cavallo per D5, giochiamo D4, ecco, l'idea è sempre identica, C per D4, cavallo B3, e riprendiamo il pedone in D4. Stesso discorso se mangia di pedone. Praticamente è identica l'idea, cioè è per D5, D4, arrocco. È sempre la stessa idea. Cavallo B3, alfiere B7, D per C, alfiere per G5, e il bianco sta bene. Oppure, ecco, l'altra idea, se per esempio è per D5, D4, ecco, il nero potrebbe giocare C4, allora noi giochiamo C3, seguita da, non so, per esempio cavallo E5 e cavallo di F3, oppure potremmo giocare cavallo F1, cavallo E3, premendo su pedone D5. Insomma, anche in questa occasione quindi sta bene il bianco. Bene, vediamo altra alternativa, sempre con C4, dopo C5, cavallo B2, C3 e 4, invece di B6, sì, questo è molto interessante, D per E4, il bianco ha sempre la stessa idea di spingere E5, E5, perfetto. Discutiamo di questa posizione, perché è una posizione molto interessante. In pratica, quindi stiamo vedendo la seconda opportunità per il nero. La prima idea è quella di non arroccare, di ritardare l'arrocco e di limitarsi a controllare la casa E5. E in questo caso abbiamo detto che noi cambiamo E per D5. La seconda idea per il nero è quella di cambiare lui in E4 e poi spingere in E5 per toglierci ogni possibilità di spingere in 5. Benissimo, come valutiamo questa posizione? Questa è una interessante posizione, perché qui veramente fa la differenza tra il giocatore, diciamo, più debole e il giocatore più forte. Qui abbiamo un centro fisso, un centro stabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il bianco cercherà di sfruttare la casa D5 o F5, e il nero a casa D4 ed F4 per piazzarci un cavallo. Ma vediamo un po'. Allora, quante possibilità oggettivamente abbiamo di realizzare questa idea? Allora, in F4 chiaramente il nero
un cavallo non ci potrà mai andare perché sta il pedone in G3. Anche il bianco, è vero, si può mettere un cavallo in F5, ma il nero prima o poi con G6 ce lo può anche cacciare. Quindi queste due case non sono eccessivamente importanti. Controlliamo invece gli altri due casi. D5. Beh, qui sicuramente un cavallo bianco ci può andare, perché nessun pedone nero lo potrà mai cacciare. Quindi è un avamposto questa casa. Viceversa, la casa D4 non è un avamposto. Perché? Perché basta che il bianco giochi C3 e il cavallo nero non andrà mai in D4. Ecco perché possiamo tranquillamente concludere che questa struttura pedonale è favorevole al bianco. Lo so, è dura, ma è questa la spiegazione tecnica. Vediamo qualche mossa. Quindi dopo C3, il nero ovviamente arrocca, donne 2. Qua la regina potrebbe anche dare anche in C2. Donne 2 mi sembra migliore perché controlla sia la casa C4, per esempio il bianco vuole fare mosse tipo cavallo C4, cavallo E3, cavallo D5. Ok? Quindi, e siccome il nero viceversa, prima o poi giocherà, non so, mosse tipo alfiere 6, potrebbe impedirci di mettere il cavallo in C4. Ecco perché donne 2 mi piace di più, non solo. Anche per un eventuale casa in F3, per esempio, proseguiamo qualche mossa. H6, l'idea è quella di fare alfiere 6 senza avere rotture di scatole di cavallo G5. Cavallo C4, donna C7, per difendere il pedone, ovviamente, perché è in presa. Cavallo H4, ecco, con l'idea di giocare cavallo F5, ma non solo, anche l'idea di giocare donna F3 per seguire poi cavallo F5. Vi prego di notare anche, oltre ovviamente l'idea cavallo E3 e D5, vi prego di notare anche una particolare situazione, un confronto tra gli alfieri che mi sembra particolarmente interessante. E cioè, facciamo il confronto tra questi due alfieri. L'alfiere caposcuro del nero è cattivo in questa posizione. L'alfiere capochiaro del bianco invece non lo è, perché una volta giocato torre 1, l'alfiere può riciclarsi, diciamo così, cioè può giocare alfiere F1 e quindi riciclarsi lungo la diagonale F1 a 6. Quindi nel confronto il bianco ci guadagna, è superiore. Va bene, anche questo diciamo rientra nella valutazione strategica. Quando un giocatore decide di crearsi un repertorio di aperture, è chiaro che deve essere abbastanza adeguato al proprio stile di gioco, quindi è ovvio che questo è un repertorio posizionale, ecco, per giocatori posizionati, non per giocatori violenti. Bene, vediamo un altro setup, il setup est-indiano, e cioè E6, arrocco, alfiere 7 e poi B6. Benissimo, B6 ed E6, cavallo BD2, alfiere B7, mosse standard del bianco. Qual è il vantaggio per il bianco? Il vantaggio è che la spinta E4 si può fare quasi sempre, perché dopo per esempio di E4 abbiamo cavallo G5, ecco il nocciolo della questione. Quell'alfiere B7 dell'ovest indiana in realtà non è piazzato al meglio, e quindi il bianco poi recupera il pedone E4 e in linea di massima sta meglio. Quindi questo è il tema fondamentale dell'ovest indiana. Non è un setup di quelli convenienti per il nero. Vediamo un altro, tipo Grunfeld, D5 G6, alfiere G2, alfiere G7, arrocco, cavallo F6, D3, arrocco. Benissimo. Quindi, questa è veramente una
piccolo, BD2. Questa è veramente una est indiana in contromossa, cioè nel senso che possiamo sfruttare il tempo in più, e 4, colonna C6, ecco, il nero ha giocato un setup tipo appunto Grunfeld con D5 e il fianchetto, torre 1, solite nostre mosse, qui però E5, ecco, quindi l'idea è sempre quella di spingere in E5, se il nero ce la blocca con E5, è vero che ha i tre pedoni in quinta traversa, però l'alfiere in fianchetto è posizionato peggio, dopo aver aperto E5 e cavallo per D5, C3, qui introduciamo appunto l'idea donna B3 e cavallo C4. Uno potrebbe dire, scusa, ma questa non ce l'avevi fatto vedere nel video introduttivo e avevi detto che cavallo C7 era tanto buona perché minacciava cavallo E6 controllando D4. Sì, è vero, però attenzione, guardate, se rifacciamo la stessa manovra, cavallo C4, F6, ecco la differenza. Ecco la differenza. L'alfiere G7 è cattivo. In quell'altro video l'alfiere stava in E7. Stava qui. Purtroppo gli scacchi sono di una raffinatezza bestiale, cioè basta poco e ti cambia la valutazione di una posizione. Quindi quello che avevo detto nel video introduttivo, cioè quest'idea non è sufficiente per il bianco, qui invece contro questo setup va benissimo. Quindi qui il bianco dopo F6 continua con alfiere 3, sempre per l'idea di 4, per esempio cavallo E6, ecco donna B3, vedete questo prima? Perché c'è il problema della mettere a GX il re se ne va, per esempio torre AD1, beh, qui chiaramente il bianco è superiore, quindi questo è il nocciolo della questione. Purtroppo bisogna starsi un po' attenti al preciso ordine delle mosse, nonostante diciamo sia un'apertura che più che la memorizzazione di singole varianti richiede diciamo la comprensione degli schemi generali di medio gioco, però è chiaro che bisogna starsi attenti a guardare la disposizione dei pezzi dell'avversario, cioè non è che uno gioca a occhi chiusi, ecco, l'apertura. Bene, con questo abbiamo concluso questa fase.